Ragazzi, siamo qui per diciamo porre fine alle questioni che ci sono state dopo Napoli-Roma. Sapete di Youtuber League, le cose che hanno scatenato al di fuori della partita, all'interno della partita, eccetera. Siamo qui comunque per chiarire, per fare questo video chiarimento. Diciamo già da subito che insomma abbiamo parlato prima del video, ci siamo chiariti, eccetera, ci siamo scusati l'uno con l'altro. Assolutamente, sì. Piacere, Siamo appunto qui con Federico. Federico. Con la maglia del Napoli, Bella, signori. bella. Ti piace Mirko? Bella. Sto bene con questa maglietta? Assolutamente sì. Nuovo acquisto. Però posso dire che lui è così, non con ci sono il tatuaggio di Dybala, la maglia della Roma di Dybala è perfetto. Effettivamente sì, oggi. No, comunque allora, come diceva Andrea, ci tenevamo a scusarci innanzitutto con voi, perché comunque molte incomprensioni, molte discussioni che possono esserci privatamente sono state in primis da me rese pubbliche, quindi non. Mi sono scusato con loro, ci tenevo a venire qui a Napoli a parlare, innanzitutto a chiarirmi da un punto di vista umano con i ragazzi e poi, prima ancora di pensare, no? Di fare un contenuto, che comunque vi dovevamo per delle spiegazioni. Diciamo che ci possono stare, no? Delle discussioni in campo, però poi non bisogna andare oltre, No, non siamo siamo stati andati, bravi in questo. diciamo, tutti, chi di Chi più, più, chi di chi meno. meno, ma questo non è importante perché, ragazzi, nell'amicizia in generale si sbaglia nella vita, quindi bisogna assumersi le proprie responsabilità. Però la cosa più importante è che, secondo me, se siamo qui, significa che tutti quanti siamo delle persone, penso per bene, mature, da poter capire che queste cose vanno oltre, si possono superare, e quindi proprio per questo, appunto, oltre a darci un messaggio a noi, diamo un messaggio anche a voi, Sì, che è esatto. quello, insomma, Si può di discutere, a volte assolutamente. sbagliando si può anche andare oltre, l'importante poi è avere la maturità di fermarsi un attimo, tornare sui propri passi, senza stare a pensare, come dicevi te, chi sbaglia più, chi sbaglia meno, non è importante, perché poi a volte sono proprio le incomprensioni, come in questo caso, che portano una parte o l'altra a fare un passo ancora più importante. Quindi credo che l'importante in questi casi, perché mi ridi in faccia, Ti volevo baciare. è bellissimo. Non L'importante in esagerare. questi casi, ma in ogni discussione, è trovare un punto d'incontro, fare un passo indietro, se c'è la voglia ovviamente di farlo. In Assolutamente. questo caso ci conosciamo da tanti anni Ci conosciamo e. dal 2015, quindi anche per rispetto alla nostra amicizia. Prima che personaggi, siamo persone, Sì. tutti quanti che, come ha detto Federico, possono sbagliare. Come personaggi, magari scusiamo nuovamente per dei messaggi che sono passati o sono stati fatti passare in un modo o nell'altro. È giusto, appunto, che anche per quello che questi eventi vogliono Non è dimostrare, esatto, non è. l'aggregazione, l'unione e il fatto di poterci divertire, anche competendo, perché Sì, poi. che è giusto. Infatti dicevo, finché sono cose di campo, finché c'è sfida, c'è competizione, c'è anche la polemica che rimane lì, però è un conto. Se si va oltre, non va bene. Non è in primis, io lo dico da ideatore, no, della YouTuber League e di questi eventi, non è l'obiettivo che ho. L'obiettivo che ho è quello di divertirci, di intrattenervi, di stare insieme. La competizione può esserci, ma veramente bisogna rimanere lì, altrimenti si rischia di far passare un messaggio completamente sbagliato. E personalmente, ma parlo anche per loro, non è l'obiettivo. Ognuno di noi ha una passione, coltiva quella, porta quella su YouTube e non ha bisogno, penso, di altro per fare numeri o per fare flame inutili. Già ci sarà troppo problema, voglio aggiungere pure Infatti, questi sì. stronzati, per favore, io ho già problemi di mio. No, non ci pensare, va tutto bene. In generale, comunque, abbiamo tantissimo apprezzato comunque il gesto di Fede di venire qui, chiarire, eccetera, perché comunque le volontà di entrambi era appunto quella di chiarire e di chiedere appunto scusa reciproca per le cose che sono successe. L'abbiamo assolutamente accettato come lui ha accettato le nostre e appunto dire anche a voi in generale scusa per le cose che sono state dette magari in più a quello che poi alla fine è il campo. Ci teniamo quindi in generale, soprattutto a questo, all'amicizia, e che passi comunque poi in futuro per questa competizione che ha creato bellissima di Fede. L'amicizia, la sana competizione e tutto quello che poi viene di bello di YouTube. Anche il sano sfottò, Sì, quando nei sì, sì. giusti limiti, sempre senza esagerare, magari da parte un po' di tutti. Però possiamo dire ai romanisti e al capitano Che della sana Roma, parcheggia com'era? sarà parcheggiato a quattro frecce. No, non Mannaggia. ci vediamo in Ci campo. vediamo in Ci campo, vediamo, su dai, quello ci vediamo in dobbiamo campo. dirlo con grande chiarezza. Ovviamente io giocherò nel Napoli assieme a quest'uomo e lui giocherà invece nella Roma, giusto?
Sì, in un universo parallelo. Sì, non nella YouTuber League, però insomma, vedremo. Niente ragazzi, questo è un video diciamo più sì, di chiarimento, di aggiornamento che volevamo darvi. Era giusto. Assolutamente sì, perché comunque si è alzato un polverone che ovviamente da quali persone mature dobbiamo risolvere, l'abbiamo fatto, ci abbiamo discusso, poi ci mandiamo una bella pizza, quindi aiuto. Ciao, vado a ordinare. Uber Eats. Ciao. Ciao.